il mondo di mezzo, ci stanno, come si dice, i vivi sopra, i morti sopra. Quando ce l'abbiamo qui, e con il nome e cognome di persone vere, che conosciamo, anzi qualcuno è anche il nostro idolo, prendi le distanze, comunque dice non è possibile, oppure cerchi di dimenticare. Se lo fai in Sicilia e in Calabria si chiama subito mafia, lo fai qua no, qua no, qua non è così. Lirio Abate, 44 anni, da più di 20 giornalista investigativo. Nel 2012, con un'inchiesta, ha scoperto, 2 anni prima dell'intervento della magistratura, la presenza di Mafia Capitale sul territorio, mettendo a nudo l'organizzazione criminale del clan di Massimo Carminati. Ora, a 6 mesi dallo scandalo che ha fatto tremare anche i palazzi del potere e che ha portato al commissariamento di Ostia, il lavoro dei magistrati sulle tracce dei 4 re di Roma non accenna a diminuire. Fino ad oggi non c'è stata, e lo devo dire a malincuore, su Roma un'attività di indagine così seria come è stata fatta adesso. Forse mancavano in passato le tecnologie, gli strumenti. Il litorale romano è veramente pervaso dalle mafie tradizionali. La 'ndrangheta, la camorra, dalla mafia autoctona. Ne arresti uno e ce n'hai già altri 2 dietro la porta. Fuori ci sono altre persone che gestiscono e continuano a gestire il tuo clan, perché fanno affari, perché vivono di questo. Non si fanno la guerra. C'è differenza, per dire, della Campania, sul litorale romano, Roma stesso, nonostante diversi gruppi che hanno un controllo del territorio, che si spartiscono a Roma, non si fanno la guerra, perché ognuno ha il proprio territorio. Questo significa che ognuno si riconosce nell'altro, ognuno ha il proprio business. Un business fatto di soldi sporchi che costa caro alle casse del comune e quindi alle tasche dei cittadini. Carminati negli ultimi anni, fino a prima appunto del suo arresto, dichiarato nell'arco di 7 anni, 8 anni, circa 5.000 euro di reddito. E in considerazione del tenore di vita che aveva, vorrei capire con quali soldi questo lo fa. Non so se i romani se lo chiedono questo, perché significa non pagare le tasse. Se uno non paga le tasse, significa che tu che paghi le tasse le pagherai il doppio anche per lui. A Roma lo hanno sempre saputo tutti chi era Carminati e quello che poteva fare per velocizzare una pratica al comune, alla regione, cioè ti rivolgevi a Carminati. Poi l'imprenditore però diventava cosa di Carminati, cioè questa è la contropartita, non è un facilitatore, cioè un buon samaritano, no. Sì, gli imprenditori che si sono rivolti a Carminati, tutti quanti, poi sono diventati uomini di Carminati, imprese di Carminati da cui non si sono potute più slegare, e molti sono finiti in galera. Il fatto che con Marco Lillo abbiamo scritto questo libro del Re di Roma è anche un fatto che per denunciare, per far vedere che è una situazione attuale, non per denigrare, per far vedere alla gente, guardate che il pericolo c'è, è attuale, è in mezzo a noi, il metodo mafioso. Qui è stato perfezionato, è stato modellato sulla base, diciamo, del pensiero romano. Carminati in questo è stato bravissimo, a trasformare una banda in un'organizzazione criminale organizzata che fa business, no, non spara più come la banda, ma qui fa grossi affari. Un sistema fortemente radicato nella società, basato sulla corruzione e sugli stretti rapporti tra clan e il mondo dei vivi, quello dei colletti bianchi e della politica. Scambi di favore possibili grazie alla mediazione del mondo di mezzo, definito così proprio da Massimo Carminati, il cecato. Finché le persone non ammetteranno che c'è questa organizzazione mafiosa, per cui continueranno a fare quello che hanno fatto sempre, per cui a rivolgersi al decaro di turno, al ristoratore dell'altro, che sono dei capi, per recuperare quello che gli è stato rubato a casa, per risolvere dei problemi per una lite che hanno fatto. Quando continueranno ad avere questo atteggiamento, e ce l'avranno attori, cantanti, calciatori, e la mafia sarà sempre forte, perché loro sono fortissimi, perché li puoi arrestare, però la gente richiede questo modo di fare e saranno forti, saranno alimentati dalle persone.
Quando non sarà più quella, allora ci sarà la crisi. Loro, diciamo, i mafiosi non avranno più modo di esistere. Non solo i cittadini, ma in particolare i giornalisti e soprattutto gli intellettuali devono scendere in campo nella lotta al malaffare. Il ruolo critico e attivo non spetta solo ai singoli, ma anche al mondo della cultura e dell'informazione. E dovrebbero pure anche le persone che hanno, quelle che si definiscono i letterati, gli intellettuali, quelli che frequentano le terrazze romane, ma sono letterati, dovrebbero cominciare a prendere posizione su questo. E se non lo fanno è complicità, perché oggi l'associazione mafiosa ti succhia il sangue, ti rovina una società. Chi fa finta di nulla, chi si volta dall'altra parte è complice. E allora a questo punto c'è bisogno del coinvolgimento di tutti, a cominciare dalle persone, perché è un fattore culturale, dalle persone che fanno cultura. Come la vedete? Che idea avete? Perché non parlate? Ecco, ma stanno zitti, si girano dall'altra parte. Questo è sintomatico del fatto che ancora una idea di quello che avviene a Roma per molti è normale, ma invece è mafia.